nuovo ciclo del Milan, marchiato a fuoco dalla gestione Gazzidis, è pronto a prendere forma, i rossoneri avrebbero già messo a segno il primo colpo di mercato. Si tratta di Pier Calu, terzino destro classe 2000 che a fine stagione andrà in scadenza con l'Olympique Lione. Il difensore transalpino avrebbe già accettato l'offerta dei rossoneri e si appresta a diventare il primo acquisto della campagna di mercato estiva del Milan. Calciomercato Milan, Calu è in Italia domani le visite mediche. Il primo acquisto del Milan è sempre più vicino all'ufficialità, secondo quanto riportato da Sky Sport, Calu nella giornata di oggi sarebbe già arrivato in Italia. Il terzino classe 2000 domani mattina si sottoporrà alle visite mediche e poi potrà essere perfezionato l'accordo con il club rossonero. Il nuovo ciclo del diavolo targato Gazzidis è pronto a partire, sarà Calu il primo giocatore ad abbracciare la nuova linea dei rossoneri. Calciatori giovani e di grande prospettiva, il futuro del Milan, riparte da qui. Il Milan continua a lavorare a stretto contatto con Mino Raiola anche per la prossima stagione, offerto un calciatore della Premier, sgarbo alla Roma. Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, si prepara alla ripresa del campionato. Nel frattempo la società rossonera lavora con grande intensità anche al calciomercato per la prossima stagione. Il prossimo colpo potrebbe portarlo Mino Raiola. Possibile sgarbo alla Roma. Calciomercato Milan, Mino Raiola offre Mkhitaryan, sgarbo alla Roma. Tra il Milan e Mino Raiola i contatti continuano ad essere continui. Il noto procuratore ha alcuni assisti tra i rossoneri e sembrerebbero pronto a portarne altri. Infatti, la società milanista e Raiola nei giorni scorsi si sarebbero incontrati per discutere del rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto scadrebbe nel prossimo 2021. Durante il colloquio però, le due parti avrebbero anche discusso di un altro possibile colpo di mercato da effettuare in estate, ovvero Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno di proprietà dell'Arsenal, al momento in prestito alla Roma, è anche lui un assistito di Raiola che lo avrebbe offerto al Milan. La squadra capitolina in questi giorni starebbe trattando con i Gunners per il riscatto del giocatore, in una trattativa che comprenderebbe anche Klenfert. L'offerta del procuratore ai rossoneri potrebbe essere un modo per far smuovere la Roma, ma nel frattempo il Milan ci pensa, poiché potrebbe rivelarsi una vera occasione. Oltretutto, i rossoneri avrebbero anche un posto per calciatori extracomunitari, poiché Mkhitaryan soddisferebbe anche i requisiti